indaga ancora sul caso dei due carabinieri accusati di stupro da due ragazze americane venute in visita a Firenze. E Bruno Vespa è tornato più forte che mai con Porta a Porta proprio sugli ultimissimi sviluppi, invitando per la prima puntata, andata in onda il 12 settembre, il ministro della Difesa Roberta Pinotti. Dopo il servizio in cui si sono ricostruiti i fatti e le dinamiche dell'incontro sessuale dei due carabinieri con le turiste statunitensi, Vespa ha interrogato la Pinotti sulla sua prima reazione da donna. «Ho due figlie femmine», ha spiegato. «La prima reazione? Ho sperato che non fosse vero. È un dispiacere immenso», ha continuato, «che due carabinieri abbiano potuto fare una cosa del genere. Ho vissuto con l'arma il dolore di vedere del fango sui carabinieri». Immediatamente dopo è scoppiata la polemica sui social a causa di alcune affermazioni discutibili che la stessa ministra ha pronunciato e ribadito poi sull'account ufficiale Twitter del suo dicastero. «Saranno fatte le indagini», ha detto infatti la Pinotti, prima di aggiungere che la prima vittima è l'arma infangata da quel che hanno fatto queste due persone. Gli spettatori indignati da queste parole si sono affrettati sui social a difendere le due vere vittime di questa vergognosa storia. Qualcuno ha scritto: «L'arma è la prima vittima e le ragazze a che posto le vogliamo mettere?» Oppure: «L'arma dei carabinieri è la prima vittima, le ragazze stuprate invece sono comparse». E ancora leggiamo: «L'arma dei carabinieri non è la prima vittima, ci sono due ragazze stuprate». La posizione del popolo del web dunque è unanime e staremo a vedere se la ministra tornerà sulle sue dichiarazioni per mitigarle e dimostrare vicinanza e solidarietà nei confronti delle ragazze violentate.